In questo nostro percorso, io l'ho chiamata impropriamente, tra virgolette, novena, in preparazione alla festa di San Giuseppe, che oggi è alla festa appunto anche dei papà, abbiamo già detto che Papa Francesco ci ha ricordato, mutuando un'immagine da un autore polacco che ha scritto una vita romanzata su San Giuseppe, in cui Giuseppe è denominato e visto, presentato come l'ombra del Padre di Dio sulla terra di Gesù. E noi vogliamo vederlo ancora, Giuseppe, come la nostra ombra. Questa ombra che ci segue e che ci ricorda la presenza sempre continua e costante del Padre di tutti, del Padre di Gesù e Padre nostro, di Dio. Chi sono i padri? Chi è il papà? Se non colui che con il suo amore, con la sua tenerezza, con il suo lavoro, con la sua autorevolezza, con il suo coraggio creativo, con la sua presenza determinante, significativa e mai invadente, chi è il papà se non colui che ci deve ricordare l'amore, la presenza di un papà ancora più grande, che è Dio. Certamente questo per noi cristiani è più facile da capire, ma io credo che anche per un non credente saper vedere nell'amore di un padre un amore misterioso, un amore che proviene, se uno non crede, da qualche parte, un amore misterioso, amore che noi sappiamo e chiamiamo l'amore di Dio. Oggi vogliamo chiudere appunto con una preghiera a San Giuseppe che Papa Francesco ogni giorno ha scritto nella lettera apostolica, recita dopo le lodi, che è la preghiera del mattino. Una preghiera che molti anni fa lui trovò in un istituto di suore. Bene, pregando con le parole del Papa San Giuseppe, noi vogliamo fare gli auguri e tenere quindi nella preghiera a tutti i papà, sia fisici, biologici, ma anche i padri putativi, i padri che adottano, ma anche i padri spirituali. Pensate a Padre Pio, ma anche fare gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, vieni mi aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affido affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato invano, e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. Amen. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!